Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Gera. Come sempre il nostro appuntamento con il piccolissimo recap di questa VL. Vi metto le ultime partite che mi hanno permesso di fare 25. La clip si ferma a 25, però io ho concluso a 26. Come sempre c'è una partita che non riesco a vincere in più determinate settimane. Volevo riconfermarmi a Littuno come settimana scorsa, non ci sono riuscito nonostante l'arrivo di Messi, che è un punto interrogativo ragazzi, perché? E vi spiego, Messi è fortissimo. Segna, fa assist, corre e tutto quello che deve fare lo fa bene. Il problema è che ho usato COD per il mio stile di gioco, vedo che non va bene. Quindi sto decidendo se tenerlo o se cambiarlo per qualcun altro. Però l'alternativa al momento è Garrincha mid, l'unico che riesco a mettere perché è un'icona. Altrimenti Best, ma Best non mi piace sinceramente. Quindi devo un po' valutare se spendere tutti quei soldi per Garrincha o se tenere Messi e adattarmi un po' io a lui, al suo stile di gioco e imparando ad usarlo anche in quel ruolo, perché ragazzi, io vedo molti, anche molti pro, molta gente usarlo COD addirittura esterno e io non, invece non riesco a utilizzarlo al meglio perché devo ancora capire bene i suoi movimenti. L'ho provato anche COC centrale al posto di Neymar e devo dire che lì è tanta tanta roba, però ragazzi Neymar sulla fascia è sprecatissimo perché io il 5-5 voglio averlo il più possibile vicino alla porta. Quindi va bene così. Ronaldo, guardate come sempre fa triplette, doppiette ogni partita, ci trascina avanti. Questa è la partita più difficile che ho fatto, se non mi sbaglio anche l'ultima. Lo attacco praticamente per 40 minuti. Contropiede da parte sua, sbaglio la fase difensiva e lui con Wijnaldum tira ad incrociare. Io continuo ad attaccare, ma la palla non vuole entrare. Prendo pali, traverse, eccetera. Lui raddoppia, ovviamente. Ragazzi, poi la sera qui si è poco lucidi a giocare, ci sta qualche errore difensivo. Però per fortuna poi passo al mio fantastico 4-2-2-2, che è il modulo che uso ormai per riprendere i game, perché io sto iniziando ogni partita col 4-2-3-1. Guardate come aggredisco con l'Englet, rubo palla a centrocampo, non se l'aspettavano, intervento del genere. La do a Messi che in questo caso faceva la seconda punta e ovviamente Messi punta e tanta roba. E poi qui con molta calma al 79esimo, guardate la calma, la freddezza, la buttiamo dentro 2-2, ce la portiamo ai supplementari e come sempre, raga, non vi dico chi ha segnato, perché lo vedrete, è sempre solo lui, sempre con tanto pressing, guardate, pressing manuale ovviamente, carichiamo palla, arriviamo lì, Ronaldo, gol, e ci porta a questo fantastico 25. Poi ho giocato l'ultima, non l'ho nemmeno registrata, quindi il recap si è concluso qui. Abbiamo concluso con un buonissimo 26-4. Mi dispiace non aver riconfermato il 27. C'è tanto da lavorare. E il mio obiettivo, ragazzi, è quello proprio di riconfermarmi almeno 2 settimane di fila se riesco Elite 1. Però se non riesco almeno rimanere tra l'elite per me va benissimo perché sono contentissimo. Comunque vi dico un po' le mie statistiche. Grazie alla nostra app 0775 abbiamo fatto 26-4 con 12 quit, 79 gol fatti, quindi ho segnato un po' meno rispetto alla settimana scorsa dove ho segnato 83 gol e ho subito 27 gol. Ho subito un po' meno rispetto alla settimana scorsa che è stata una weekend league disastrosa, ma ho fatto 27, subendo 32 gol. Questa settimana ho fatto 26 e ne ho subiti 27. Comunque rimaniamo lì, devo un po' migliorare la fase difensiva perché subisco troppi gol. Possono sembrare pochi, ma ragazzi, 26 gol su 30 partite è un gol a partita praticamente. Quindi è abbastanza di media, è abbastanza per chi vuole arrivare ad alti livelli. Perché subire meno gol vuol dire concedere meno e avere l'opportunità di vincere più partite. Detto questo, ragazzi, il video si conclude qui. Fatemi sapere voi qui sotto come è andata la Weekend League. Lasciate un mi piace, condividete e iscrivetevi al canale. Passate dai link in descrizione, pagina Gera. Pagina 0775 e canale Twitch. Noi ci si becca al prossimo video. Un saluto da Gera. Ciao.